l'intervento di Monica Fiore, bibliotecaria dell'Università degli Studi di Perugia e responsabile di un gruppo di lavoro, poi di un centro servizi, di un servizio interno allo SBA dell'Università di Perugia, il servizio Fondi Storici e Collezioni Speciali. L'intervento appunto di Monica Fiore deriva da questa sua esperienza professionale, si intitola Tra passato e futuro, non chi comincia ma quel che persevera, conservazione e valorizzazione del fondo antico sala del dottorato, appunto a Perugia. Le do volentieri la parola ricordandole il rispetto dei tempi. Grazie. Aspetto il foglietto. Brava. Allora, io applico il criterio Carlo Federici, come vedete mi ero stampata le slide. Mi presento da un punto di vista dell'uso della parola perseveranza, grazie dell'introduzione. Dal 2015 mi occupo di un luogo del mio Ateneo, che è un salone un piccolo salone monumentale in cui sono conservati 10.473 volumi, per la maggior parte rientranti nella definizione di libro antico, raro e di pregio. È una collezione chiusa, non suscettibile di incrementi perché lo spazio è completamente riempito. Perché ho utilizzato la parola perseveranza? Mi sono imbattuta in questo motto che ho scoperto che dal 78 è il motto dell'Amerigo Vespucci. C'è un collegamento banalmente personale perché mio padre è un modellista accanito e mi ha colpito molto questa immagine perché, come vedete, ci sono dei marinai che, questa poi è un particolare, tutti quanti lavorano perché questa nave storica, c'è anche questa assonanza, continui a navigare. Ed è un collegamento anche al tipo di conservazione che ho cercato di attuare per questo salone, che è soprattutto conservazione di tipo preventivo e che ha bisogno di perseveranza, perché non può essere attuata un anno sì e un anno no e non essere programmata e non essere continuata. Quindi la parola aveva una forte valenza anche personale per me. Velocemente, nel mio Ateneo c'è un centro dei servizi bibliotecari, ci sono 12 biblioteche di area specialistica che sono coordinate in 5 strutture bibliotecarie, c'è un fondo antico, ma in realtà ci sono tanti fondi antichi, perché in queste biblioteche di Ateneo, che sono a supporto della didattica e della ricerca e adesso anche, forse inconsapevolmente, della terza missione dell'Ateneo, in quasi tutte c'è un nucleo di libri antichi. Un'altra particolarità, gli uffici e i servizi centralizzati ce ne sono vari, adesso c'è anche un servizio fondi storici. Ho dato un'idea del patrimonio librario con dei numeri, più di 700.000 volumi cartacei, circa 17.000 titoli di periodici cartacei, ma 200.000 periodici elettronici e 300.000 ebook. E penso che i colleghi delle biblioteche accademiche sappiano quanti fondi sono impiegati per il mantenimento delle risorse elettroniche, specialmente per il costo che viene dai fornitori, e quanto poco invece sia investito per la conservazione del patrimonio cartaceo documentale. Faccio parte di un gruppo di lavoro che, ripeto, da maggio 2022 è stato formalizzato effettivamente, anche se lo è stato di fatto fin dal 2012, di un gruppo di lavoro, Libri Rari e Collezioni Speciali, che ha una serie di finalità, tra cui sinteticamente il censimento, la catalogazione, la valorizzazione dei volumi antichi, rari e di pregio e delle collezioni speciali nelle biblioteche del nostro Ateneo. E fin da subito si è instaurata, anche a richiesta dell'Ufficio Archivi e Protocollo, una attività di supporto per la consulenza scientifica e l'assistenza alla consultazione del materiale archivistico dell'archivio storico dell'Ateneo,
la parte preunitaria non è stata versata agli archivi di Stato come dovrebbe accadere, ma è stata mantenuta presso l'Ateneo, e ci sono due stanze che sono prospicienti al salone monumentale di cui mi occupo, in cui è conservata questa documentazione. Del gruppo di lavoro fanno parte due bibliotecari che sono anche archiviste, quindi facciamo anche questo, perché di fatto la sede mia e del nostro servizio è dentro queste stanze. Il salone è utilizzato per finalità attualmente prettamente di istituzionali, poi ve lo spiegherò meglio. Per quanto riguarda la parte antica rare di pregio e le cosiddette collezioni speciali, dal 2015, da quando ho ricevuto questo incarico, faccio una precisazione: io sono al 70% del mio tempo lavoro adibita a questo ruolo, il restante 30% lo continuo a prestare alla biblioteca giuridica da cui provengo. Questo perché il personale bibliotecario dell'Ateneo è in forte difficoltà numerica. Nel giro di 10 anni ci siamo più che dimezzati. Esiste un'esternalizzazione di servizi, ma è di front office, quindi tutta la parte, come dire, core o back-end delle nostre biblioteche, compreso anche queste competenze un po' più particolari, quali potrebbe essere il bibliotecario conservatore, è svolta da pochissime unità di personale. Quindi noi abbiamo anche queste, e anche le componenti del gruppo di lavoro, a rotazione si dedicano a queste attività e vengono a supportarmi, ma la maggior parte del loro lavoro è svolto nelle biblioteche da cui provengono. E nel 2015, appena arrivata, c'è stata fatta la richiesta di un censimento a fini di contabilità, perché le università nel 2014 hanno assunto una contabilità di tipo patrimoniale, quindi dovevano anche censire e valutare patrimonialmente il materiale antico, raro e di pregio. Ma noi siamo tuttora in una situazione in cui la catalogazione analitica dei volumi, quindi dal libro antico, diciamo, non è completata, è solo iniziata. Quindi questo censimento è stato fatto, diciamo, con mezzi di fortuna, non solo attraverso i cataloghi. Al 2015 risultavano quei 10.473 volumi della sala del dottorato. Anche qui vi do indicazioni approssimate, perché questa catalogazione che vi dicevo non è stata completata neanche nel fondo antico. Abbiamo 26 edizioni incunabole in 23 tomi fisici, e i numeri che voi vedete non ve li leggo. Poi abbiamo un nucleo di libri antichi in una ex biblioteca centrale, perché che cosa è successo? Il salone del fondo antico fino agli anni 20 del Novecento è stato la biblioteca dell'Ateneo. Poi la crescita dei volumi, del numero dei volumi, ha portato a riempire le stanze adiacenti, ma nel momento in cui il piano dove si trova questo salone è stato adibito interamente a una funzione istituzionale, i volumi sono stati spostati e portati in una nuova biblioteca, questa famosa biblioteca centrale, che negli anni 90 poi è stata affiancata dalle biblioteche di area specialistica. C'è stato un grosso movimento librario da questa biblioteca centrale alle varie biblioteche che via via nascevano. Sono stati spostati anche libri antichi, quindi questi nuclei antichi che troviamo nelle biblioteche vengono anche da questi smembramenti che si sono avuti con danno anche delle quelle che chiamiamo collezioni speciali. Le altre biblioteche nel 2015 avevano 1.404 volumi, e poi da allora abbiamo cominciato anche a censire le provenienze di questi volumi, quindi a individuare quelle che erano le collezioni speciali, le biblioteche che erano state donate o acquistate dall'Ateneo, legate a personalità particolari. Potevano essere i professori dell'Ateneo, potevano essere intellettuali e così via. Dove è ubicato il fondo antico? È dentro un palazzo storico, che è Palazzo Murena, che fino al 1810 è stato la sede di un ordine monastico, un ordine, gli Olivetani. Era chiamato Monte Porcino Nuovo perché era la seconda sede dell'ordine olivetano, che era presente a Perugia dal 400 e che per ragioni di staticità
e di crollo del precedente, della precedente sede, si fa allestire da un architetto famoso, Luigi Vanvitelli, coadiuvato dal Carlo Morena, che era il suo segretario, un nuovo palazzo enorme, perché tra l'altro Perugia era una delle 8 sedi seminariali dell'ordine in Italia, quindi era grande, costruito grande intenzionalmente. È costruito intorno a un cortile interno dove c'è un bellissimo cedro monumentale, e al piano nobile di questo palazzo noi abbiamo questa sala di cui vi parlavo, che ripeto, dagli anni 50-60 del Novecento è adibita a finalità istituzionali. È stata ribattezzata in quel periodo Sala del Dottorato, perché l'allora rettore Giuseppe Ermini volle replicare all'interno della sede storica dell'università quella che era la sala in vescovado, dove ci si addottorava, in una concezione dell'università pontificia, diciamo, dove a presiedere la commissione era il vescovo. E lui volle replicare questo, e questa sala fu utilizzata per le lauree fino, diciamo, agli anni 90, quando il numero dei laureati fu così grande da non poter più essere contenuta qui dentro. È diventato il luogo dove si svolgono tutte le cerimonie più importanti dell'Ateneo. Per esempio, l'inizio del corteo dell'inaugurazione dell'anno accademico parte da qui. Ha un bellissimo soffitto affrescato, non posso dilungarmi nella descrizione. Dal 2015 abbiamo cercato di renderla, nonostante l'oblio in cui era caduta, perché nel 2008 era andato in pensione il bibliotecario conservatore, fino al 2015 di questa sala si è occupato il responsabile dell'ufficio archivi e protocollo. Cioè la sala è stata chiusa al pubblico totalmente, non c'erano bibliotecari addetti. Con me è ripartito, diciamo, una responsabilità bibliotecaria, e lo sforzo è stato quello di farla riconsiderare biblioteca agli occhi soprattutto della governance. Quindi qui ho cercato di, i bibliotecari lo sanno meglio di me, le due definizioni di biblioteca che ho trovato, una nella norma UNI e l'altra nel testo unico dei beni culturali. Qui ricito il fatto che la biblioteca nel complesso è un luogo della cultura, è un'istituzione nel complesso, e soprattutto che è destinata a fini di servizio pubblico. Anche il fondo antico fa un servizio pubblico, ha sì forse un pubblico selettivo, non ci vengono gli studenti a studiare dentro la sala né a cercare i cosiddetti libri d'uso, ma ci sono studiosi. Tra l'altro ha un pubblico prevalentemente di studiosi che possono venire anche da fuori dell'Ateneo, interno all'Ateneo ma anche esterno. E qui ho cercato di, ripeto, questo è fatto soprattutto per riepilogare che cosa dovrebbe fare un bibliotecario di conservazione. Ricorrono le parole di programmazione, di predisposizione di piani, di conservazione a lungo termine, di verifica delle condizioni di conservazione, eccetera. Anche questo è preso dalla norma UNI. Salto sulla valorizzazione perché, come dire, queste sono tutte iniziative che abbiamo fatto per portare ad aprire questo luogo, e l'abbiamo fatto cercando di aprirci diciamo intanto alla comunità accademica, e questo è stato favorito anche dal rettore precedente ma anche da quello attuale, il quale, colpito dal fatto che ci fossero finalmente dei bibliotecari che sapevano descrivere il patrimonio librario antico di questa sala, ha chiesto ogni volta che c'era una delegazione esterna o una cerimonia di fare una breve spiegazione di qualche pezzo significativo, insomma, di questa collezione. E quindi siamo stati un punto di riferimento per questo periodo. Poi c'è stata la pandemia e questo piano si è chiuso ancora di più, diciamo. L'apertura all'esterno è stata anche favorita cercando di mettere in contatto questo patrimonio con, per esempio, gli allievi della scuola di archivistica e paleografia, perché c'era l'archivio preunitario di fronte, quindi ci sono state visite, collezioni di storia della medicina o di storia moderna nella sala utilizzando i libri della sala, con la partecipazione a degli eventi, per esempio ispirati dagli archivi, oppure diverse edizioni di una manifestazione che si ha una volta l'anno a Perugia, che si chiama Luoghi Invisibili,
è stata promossa dalla diocesi in collaborazione col comune e riguarda l'apertura di luoghi solitamente chiusi alla cittadinanza con l'effettuazione di visite. Nel nostro caso erano definite visite col padrone di casa, cioè in teoria il rettore avrebbe dovuto aprire le porte di questa sede storica e illustrare il palazzo. E questa cosa è stata demandata fin dall'inizio a noi, perché abbiamo costruito un percorso, diciamo, di pubblico dal piano terra di questo palazzo fino ad arrivare al culmine che era la biblioteca. Passiamo alla a una delle note dolenti, l'ambiente e lo stato di conservazione. Appena si entrava nella sala nel 2015 si notavano una serie di segni, come per esempio un fortissimo odore di ossidazione, di polvere, quindi c'erano dei problemi di scarsa manutenzione e l'assenza soprattutto di ogni strumento di controllo dei parametri ambientali. Come fare in assenza di fondi specifici, eccetera? L'idea è stata quella di cercare all'interno dell'Ateneo delle professionalità e abbiamo la fortuna di essere sede amministrativa di un centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente, si chiama CIRIAF. In quel periodo una docente con un dottorando stavano effettuando un intervento di monitoraggio nei depositi della biblioteca di Agraria e l'idea è stata quella di proporre anche nella sala del dottorato questo intervento. E da lì in poi, forte diciamo di una squadra di ingegneri e incoraggiata in questo, qui ho sintetizzato quelli che sono stati gli interventi. Siamo partiti da un tappeto enorme che copriva tutto il pavimento della sala e abbiamo tanto insistito, siamo riusciti a farlo rimuovere. Poi sono state installate delle zanzariere richieste da anni e alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo attivato questo gruppo di lavoro con un monitoraggio termoigrometrico con degli strumenti da loro portati in più punti. Nel 2020 si sono attivati con dei punti fissi individuati come critici e poi abbiamo pensato di acquistare dei sensori a spese del centro servizi bibliotecari, quindi è iniziata una ricerca di mercato e intanto siamo riusciti a far attivare dalla ripartizione informatica una rete wifi dentro la sala, che non è semplice farlo in una sala monumentale perché era necessario predisporre dei collegamenti senza fili ai sensori nella sala, perché è sottoposta a vincolo, non potevano essere eseguiti dei lavori di tubature, diciamo, elettriche. Predisposta, è partito il lockdown, nonostante questo siamo riusciti ad acquistare questi sensori e a installarli e da allora, cioè dai primi mesi del 2021, io ho la possibilità sul mio cellulare di vedere in qualunque momento i valori termoigrometrici della sala, quindi la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento. C'è un sistema di allarmi che arriva o con degli sms o con delle mail nel momento in cui questi valori escono dal range di tolleranza. Sono riuscita a fare una spolveratura straordinaria e questa spolveratura è stata eseguita in un tempo brevissimo, 8 giorni di lavoro effettivo con una squadra di 7 restauratori. Ovviamente il tutto è stato sottoposto alla soprintendenza che ha approvato il progetto. E la cosa particolare è che in questa spolveratura è stata fatta una mappatura dello stato di conservazione di ogni singolo volume. Io ho fornito loro un file Excel e su questo loro hanno lavorato dando delle priorità di intervento. Hanno individuato un numero limitato ma importante di volumi da trattare con una disinfezione straordinaria perché c'erano delle muffe che si erano riattivate e 6 volumi sono stati interamente restaurati. Ed è stato predisposto una proposta di restauro, di messa in sicurezza più che di restauro, perché l'83% di questi volumi contenuti in questa sala sono fortemente danneggiati. Quindi l'idea di un progetto di messa in sicurezza, quindi non di restauro completo, ma di interventi almeno per non perdere i materiali. Abbiamo iniziato un monitoraggio entomologico, la campagna 2021-2022 si è conclusa e c'è la predisposizione di un nuovo monitoraggio. Dopodiché che cosa abbiamo fatto? Io adesso salto, questo gruppo di lavoro comprende anche un ingegnere UNIFI, quindi c'è stato un gruppo di lavoro intra-ateneo su questa sala.
Questi sono gli strumenti che sono stati utilizzati e su questo lavoro c'è stata un'elaborazione e una prima laurea, una tesi di laurea magistrale, dopodiché è iniziata anche una tesi di dottorato che si dovrà discutere tra breve. L'ultima cosa che abbiamo fatto a luglio 2022, siamo riusciti ad ottenere l'installazione di pellicole antisolari su tutte le finestre della sala per provare ad abbattere uno degli elementi di deterioramento che è appunto l'irraggiamento. Non sappiamo, stiamo valutando adesso quali sono i risultati. Ci sono state due pubblicazioni, queste sono le restauratrici che sono intervenute insieme a dei loro collaboratori, sono due studi di restauro esterni. Dopodiché, questo è quello che vi dicevo, sono delle immagini della depolveratura. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto comunicarlo però quello che stavamo facendo e l'occasione è stata Sharper dell'anno scorso, penso che sappiate che cos'è, è la notte dei ricercatori. E, c'è stata la realizzazione di un video all'interno della sala, questo video è disponibile sul canale YouTube dell'Ateneo, NIPG. È stato fatto per raccontare quali sono le figure coinvolte nella tutela e valorizzazione, quello che noi avevamo fatto, e abbiamo coinvolto la soprintendente, il comandante del nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, le restauratrici, gli ingegneri e poi io come bibliotecaria. E abbiamo lavorato in tempi molto brevi, da giugno 2021 le prime riunioni fino a settembre. Questi sono dei fotogrammi del video che potete appunto vedere, ma poi abbiamo fatto anche un evento durante Sharper con l'apertura al pubblico, noi avevamo pensato dai 12 anni in su, quindi è stato estremamente divulgativo, in due turni non l'abbiamo potuto fare nella sala del dottorato, l'abbiamo fatto in una biblioteca esterna, eravamo anche lì con il problema del Covid, quindi contingentati, non più di 15 spettatori, quindi è stata una cosa per pochi. E abbiamo fatto vedere uno spezzone del video realizzato per garantire la presenza istituzionale del soprintendente e del comandante dei carabinieri, ma poi in presenza gli ingegneri hanno spiegato che cosa avevano fatto nella sala, hanno fatto vedere gli strumenti utilizzati e i restauratori hanno fatto delle simulazioni di deterioramento sulle carte, avevano predisposto dei campioni di carta e di pergamena per far vedere, perché il tema era gli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulla conservazione del patrimonio librario, e quindi hanno spiegato quanto era importante la conservazione preventiva e la cura del patrimonio culturale. Alla fine c'è stato anche un gioco interattivo, perché del gruppo, a parte me, c'erano anche molti giovani che hanno ideato questa cosa, con lo smartphone potevano inquadrare dei QR code vicino agli strumenti e indovinare i nomi degli strumenti o dare delle risposte in base a quello che avevano ascoltato durante le presentazioni. Queste sono delle immagini. E io finisco con una slide, sono fuori tempo, lo so, ma in cui riassumo le criticità, che sono delle criticità non solo riscontrate nella mia esperienza, ma credo condivise da molti colleghi. Allora, le biblioteche accademiche si dice che siano a supporto di didattica, ricerca e terza missione. In realtà molto spesso noi non siamo nelle linee strategiche dell'Ateneo. Ferrara ho controllato, cioè dal 2008. Noi non veniamo forse neanche nominati. Si pensa alla biblioteca come luogo, non si pensa alla biblioteca come servizio e soprattutto come opportunità di valorizzazione di un patrimonio, come collegamento per esempio in chiave di terza missione con il contesto in cui ci troviamo, come apertura. Non c'è, per il fatto che le biblioteche accademiche fanno capo al MIUR, una normativa specifica che le aiuta nell'espletamento dei servizi bibliotecari. Noi spesso applichiamo la normativa pubblica in analogia, ma abbiamo delle caratteristiche peculiari in cui facciamo fatica ad applicare questo. Le risorse, è stato detto più e più volte stamattina, economiche sono destinate ad altro o non ci sono, e anche il personale sta calando e soprattutto non c'è personale preparato specificamente su questo argomento. Io sono il frutto di una preparazione a posteriori, l'ha detto il professor Tinti, io sono nata sul campo quando non c'erano i corsi di beni culturali e mi sono formata sul campo
e mi sono data il privilegio della Scuola Vaticana di Biblioteconomia nel 2018, perché sentivo la necessità, sempre nel solco della formazione continua e permanente IB, ma anche proprio a livello professionale, di avere una formazione completa di livello superiore. Molti non lo possono fare, non ce l'hanno, quindi si adattano. L'assenza di spazi espositivi per la valorizzazione nelle biblioteche, non ci sono dappertutto degli spazi adeguati. Noi abbiamo delle bacheche lungo un corridoio di un piano che non è sempre aperto al pubblico, e noi siamo fortunati. E la specializzazione del bibliotecario, che manca in molti ambiti, e il fatto che, come è stato detto, ci sono degli adempimenti amministrativi, c'è il codice degli appalti, e queste attività di conservazione che riusciamo a farle se sono sotto soglia, perché riusciamo a gestire quelle poche risorse che noi abbiamo, soprattutto come residuo di bilancio. Io i restauri riesco sempre a farli alla fine, quando quei soldi che avanzano non vogliono essere mandati indietro e non servono più ad altro. Questi io li vorrei porre come magari spunti per oggi pomeriggio, se vuol dire. Molto volentieri. Sì.